Ed eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Tutti Amici Estate questa volta. Viva l'estate, continua l'estate, siamo in piena estate in queste giornate ormai di luglio. Finalmente, raga, finalmente il sole, il caldo, quello che aspettavamo da 9 mesi, l'estate. E allora benvenuti, oggi continuiamo a parlare di novità, ma parliamo di musica. Attenzione, perché dare il benvenuto adesso all'ospite che vi svelerò tra poco, che è già stato con noi, ci ha già raccontato della sua musica circa un anno fa e oggi torna con un nuovo brano che si chiama Scirocco, che fa parte di un album meraviglioso. Diamo il benvenuto a Barreca, benvenuto, eccoci qua. Ciao. Come stai? Sono in una fase di, diciamo, di realizzazione da certo. Questo lavoro che è nato a un anno dal primo album, quindi è già stato un anno di per sé molto intenso, sì. E avere proprio l'urgenza di comunicare, di realizzare un altro album come abbiamo fatto con tutta la mia produzione, è stato veramente un bel lavoro. Ci abbiamo messo, questa volta abbiamo lavorato come si lavorava magari negli anni 70, negli anni 80, quindi certo. Chiusi in cattività in studio e sono stati dei mesi intensi. Adesso sto nella fase di realizzazione. Beh, insomma, tanto lavoro comunque, che non ti sei mai fermato, continua a viaggiare. Direi che insomma finalmente ci siamo alla grande. Oltretutto ti sentiamo bene, ti vediamo bene, direi che meglio di così non si può. Da dove sei collegato oggi? Oggi sono collegato da casa mia, quindi ok, però comunque sono delle belle giornate qui in Calabria, certo. Il sole splende, le temperature sono altissime, quindi siamo in piena estate. Dicevi prima tu, siamo finalmente, quindi qui stiamo vivendo diciamo l'inizio della stagione, quindi che contraddistingue forse la bellezza di questo territorio. Eh già, ricordiamo sempre di apprezzare i territori, perché abbiamo, lo diciamo e sembra quasi una frase fatta ma non lo è, abbiamo dei posti meravigliosi che vanno da nord a sud, da sud a nord, c'è veramente tanta roba, evviva questi posti fantastici. Barreca, mi viene spontanea la domanda, allora è uscito questo nuovo album, il brano di cui andremo a parlare oggi è Scirocco, quindi lascerei un po' a te la parola, raccontami un po', svelami qualche aneddoto su Scirocco. Guarda, Scirocco in realtà è nata ad album chiuso, a disco chiuso, quindi c'era questa storia forte che balenava un po' intorno a noi. Questa cosa io all'inizio lo vestivo, perché l'album era obiettivamente già chiuso, come ti avevo appena detto, però la storia era forte, comunque Esporsi, una canzone che prende posizione, una canzone che ha uno sfondo sociale, che guarda un po' alla condizione, parte da una condizione femminile che in certe parti del mondo, in certi territori viene sopraffatta da una cultura anche mafiosa, andranghetista, maschilista, e il tutto con dove queste donne provano a ribellarsi, a dare una sorta anche di speranza. Infatti la metafora dello scirocco è interessante, è il nostro vento, un vento che appartiene al sud, al Mediterraneo. Lo scirocco è un vento che oscura, come tutti sappiamo, l'orizzonte e il sogno, ma è parte integrante di noi, ed è un vento che non si arrende, che si ribella, e noi dobbiamo fronteggiarlo e comunque ci dobbiamo convivere. Certo. E allora questa canzone è una canzone di ribellione, appunto, con una finestra aperta sulla speranza, per le donne che proprio rivendicano la propria libertà, ma anche per le nuove generazioni, perché comunque viviamo in un'epoca dove si stanno alzando sempre di più i muri, e quindi dà questa sorta di speranza. Quindi è una canzone, è la forse una delle prime canzoni in cui prendo posizione, dopo aver raccontato tanto d'amore, di introspezione. In questo album ho guardato un po' alle storie, ho raccontato un po' le storie degli altri. Sono bravo, bravo, è giusto, fai questo veramente un bello, prendere posizione è sempre un atto di coraggio bello, e soprattutto una cosa che serve, che conta, anche per dare un messaggio agli altri, cioè fatelo anche voi, questo è bello, bello davvero. Barreca, mi sorge spontanea la domanda, sfoglio così al volo il tuo profilo Instagram, stavo guardando, stavo sbirciando, insomma i live, ci confermi, sono tornati, stanno tornando, dove ti troveremo? Dimmi qualcosa a riguardo, perché abbiamo bisogno veramente di musica live.
Io in realtà anche lo scorso anno, quando si è potuto, ho cercato in tutti i modi di tirare fuori questa mia anima, perché è l'anima che più vicina al mio modo di approcciarmi, di veicolare la mia musica. E quindi è stato un anno intenso anche da questo punto di vista, con tanta promozione, dei concerti fatti anche in location pazzesche, la chiusura degna anche in teatro con un grande ospite come Mauro Ermanno Giovanardi. Quindi ecco, adesso faremo in estate faremo qualche live di presentazione qui sempre al sud, non solo in Calabria ma anche in Campania, quindi tra qualche giorno uscirà il calendario, e poi ci concentreremo, siamo già proiettati in realtà verso l'autunno, quindi verso i club, che è quello che vogliamo fare. 2 anni di brani, due album, adesso è il momento di girare il lungo e il largo per tutta l'Italia, per cercare di fare il mio mestiere. Beh, finalmente, finalmente, insomma, un mestiere che riparte, eccoci qua, un mestiere che non si è mai fermato, però che comunque riparte, ripartono i live, sono quelli che veramente... Questi sono mancati per davvero, insomma, si è sentito molto molto la mancanza. Le cose da dire sarebbero ancora tantissime. Ancora un'ultima cosa, lascio a te, diciamo, l'ultima parola per in breve, che cosa adesso, che comunque è l'inizio, perché è uscito il progetto, adesso è l'inizio, quindi del far conoscere questo nuovo progetto, però che cosa già ti ha lasciato questo nuovo album, cosa già ti sta lasciando, cosa ti sta regalando? Prego. Mi ha regalato ancora la consapevolezza che c'è dentro proprio un nuovo sguardo in me, sicuramente più curioso, quindi che non teme di esplorare un po', come abbiamo detto prima, la diversità, il confine. Quindi questo grazie anche all'accettare la piena consapevolezza di me, di tutto ciò che sono, ma anche di osservare gli altri. Questo mi ha permesso veramente di crescere, e l'album è lo specchio di questa crescita a livello musicale. Abbiamo tanta contaminazione, ci sono 2 anime all'inizio un po' diciamo in contrasto, ma che si intrecciano secondo me in maniera meravigliosa. L'anima un po' più folk, etnica, che ti rievoca luoghi e viaggi un po' in giro per il mondo, e l'anima un po' più per me accomodante, che certo, è quella, diciamo, più elegante, più sofisticata. Quindi questo intreccio mi ha permesso di sperimentare, di avere questo percorso da fare, quindi con uno sguardo più curioso, più tutto con curiosità. Davvero bravo, e soprattutto ci piace, questa cosa ci piace parecchio. Io ti ringrazio per essere stato oggi con noi. Le cose da dire, ripeto, sarebbero ancora, sono veramente tante, ma proprio per questo, amici a casa, lasciate il vostro segui sulla pagina ufficiale di Barreca, con ovviamente musica di Barreca, lasciate il vostro segui per scoprire sempre di più. E adesso, se sei d'accordo, andiamoci ad ascoltare finalmente Scirocco. Che ne dici? Andiamo, musica? E allora grazie per essere stato con noi. Ciao Barreca, ci vediamo, e mi raccomando, torna a trovarci. Ciao. Ciao, ciao, buona estate. Anche a te, viva la musica. Musica, Scirocco, Barreca, alzate il volume, vai. Ah, com'era bello quando c'era l'incoscienza, nei pomeriggi tra le bambole e l'infanzia, quel mondo semplice e un po' magico che sogno ogni volta che si può. Qui, su questo sguardo che qualcuno ha cancellato, sotto il ricamo di quel velo ormai stregato, c'è ancora voglia di sorridere e riprendersi rispetto e dignità. Se per ogni abuso mi donassero un ricordo di quelli belli da cucire lungo il bordo di questa vita che non è mai come l'hai promessa, balla questa varia umanità che spara ai propri figli e non conosce né empatia né libertà. Se sai stare in silenzio non ti do.
sia forte il vento di Scirocco. Lì, sulle parole che ho sputato con orgoglio, c'è la speranza di cambiare tutto in meglio, o forse solo di fuggire via da intrecci sporchi e infamità. Se per ogni offesa mi donassero una rosa, ricostruirei l'idea di presentarmi sposa in questo altare che non è più come l'hai promesso. Balla questa varia umanità che spara i propri figli e non conosce né empatia né libertà. Se resterà in silenzio non ti tocco, e soffia ancora il vento di Scirocco. Balla questa varia umanità che spara i propri figli e non conosce né empatia né libertà. Se resterà in silenzio non ti tocco, e soffia ancora il vento di Scirocco, e sporca tutto il vento di Scirocco, e copre il cielo il vento di Scirocco.